Cari amici, ben ritrovati. Guardiamo insieme anche per oggi la situazione meteoclimatica della nostra zona. Temperature molto calde grazie ancora all'aria calda di origine nordafricana che continua a spingersi sull'Italia e fino all'alto Adriatico. Al nord invece ancora instabilità a conseguenza di aria fresca atlantica con rovesci e temporali particolarmente sui rilievi. Continua quindi al sud la lunghissima fase dal sapore tipicamente estiva, con cieli sereni e limpidi, solo qualche leggera velatura è prevista sulla Sicilia occidentale. Per il resto caldo intenso e temperature con picchi di massime fino oltre 35 gradi, specie sulle pianure. Ma vediamo nel dettaglio quali le condizioni sulla nostra provincia, dove per la giornata odierna si conferma sole e soprattutto tanto caldo, con temperature che nelle ore centrali della giornata raggiungeranno i 31 gradi di massime e minime di 18 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-sud-est con possibili raffiche fino a 28 km orari ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Ed anche sul versante tirrenico soleggiamento diffuso, le temperature anche qui in lieve aumento si porteranno ai 30 gradi diurni e 19 nella notte. Venti moderati soffieranno da est-nord-est ruotando da sud-est nella sera ed il mar Tirreno sarà pertanto poco mosso. Sul versante ionico riconferma di tempo sereno e soleggiato, le temperature nelle medie climatiche di giugno si manterranno tra 19 e 28 gradi, i venti di moderata intensità soffieranno da sud-sud-est ed il mar Ionio sarà poco mosso. Nella giornata di sabato 9 giugno nessuna variazione meteoclimatica significativa, infatti avremo ancora instabilità diffusa al nord con rovesci e temporali e bel tempo altrove, specie al sud, dove persiste un tempo e soprattutto un clima ormai tipicamente estivo, con caldo intenso e temperature che toccheranno in alcune zone valori vicino ai 35-36 gradi. Ed anche sulla nostra provincia è prevista una giornata serena, con tanto sole e caldo, con temperature anche qui elevate sui valori massimi fino oltre 33 gradi. Una lieve velatura si prevede nelle ore pomeridiane e serali, ma di scarsa entità. Venti deboli soffieranno da sud-sud-est ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.